Ciao, attendo con trepidazione il giorno in cui potrò uscire da un bagno chimico, però piano piano arriviamo anche a quello. Oggi proviamo un po' di tradizione barese, ovvero cosa? Gli spaghetti all'assassina. Che cos'è questo spaghettino all'assassina? Ma perché assassina? Ma perché questo nome così aggressivo? È un primo piatto tipico barese che consiste nella cottura di questi spaghetti facendoli risottare in una padella. Solitamente la padella che si utilizza è una padella di alluminio con pomodoro, peperoncino, assassina perché? Perché picchia, capito? Ti arriva là, ti colpisce, sense pronto, poi magari mettete pure a fianco un bicchiere di latte per spegnere un po' la capsaicina e varie inclinazioni. Varie inclinazioni perché in questo caso la ricetta originale nasce con pochi ingredienti, statici, semplici ma cotti nella maniera giusta. Perché la cosa che caratterizza questi spaghetti è proprio il fatto che risultano croccanti. E giù, ma scusami, ma te mi stai a imbastire, mi stai a vendere una cosa che alla fine la pasta al pomodoro? No, perché la cottura è differente, lascia fa, poi te li faccio vedere, te li spiego pure. Ho trovato un posticino interessante che li propone con diverse inclinazioni, quindi diversi abbinamenti e diverse cotture. Sono molto incuriosita perché io gli spaghetti all'assassino ho mangiati una volta, ma troppi anni fa, neanche me li ricordo, ero anche piccoletta, sensibilina, figurati se un ragazzino può mangiare spaghetti all'assassina che tendenzialmente sono sempre piccanti. Quindi io te direi andiamo. Ho prenotato su internet a sto posto. Regà, so com'è. E le foto sembrano promettenti. Quindi questo sarà uno dei quei video da te prego, spero sia buono, perché mi incuriosisce questa cosa. Ah, un po' di tradizione. Qua stiamo sempre a mangiare carbonare, amatriciane. Oggi guido io però. Ma da subito così, che ansia te vive. Madonna mia. Oh, guarda che sto guidando. Guarda che, con che precisione. Guarda con che precisione. Guarda che uscita. Madonna, ma di che stiamo parlando? Dai, su. Si lascia guidare sta macchina, però mi manca la dacia. Puoi evitare le buche? Cioè serve a capito, è pieno di buca qua. Ma vai più piano. Ma porca miseria, ma manco a Roma, Dio santo. Ma perché c'hai sempre qualcosa da ridì? Posso dire una cosa? È carino che sto cambio non tremola, perché il cambio della dacia fa tutto così quando sto folle. Invece questo non trema. Di recente mi si è pure rotto il cambio mio. Ho dovuto mettere lo scotch, perché devo cambiare la testa del cambio. Però bello solido. Non sono abituata a questo lusso. Mo so, è 7 di sera. Traffico ci sta, livelli di Roma, anzi Bari pure più tranquilla. Finora, se proprio te posso dire, tra i viaggi fatti per YouTube, nel momento in cui mi sono ritrovata la guida, Napoli è stata più problematica, a tal punto che ho guidato una volta che stavo per fare il botto con la macchina, il fracchinello, il pandinello, e ho detto, guardale, grazie, ma guida tu. Ridi, cosa ridi? Non c'è niente cosa da ridere. Non c'è niente da ridere. Però cosa... alla fine non è successo niente cosa a Napoli, ridi, non successe niente. Quando andammo a Napoli, pioveva, verso le strade alte del Vomero, stavo a guidare, ma stavo a spadroneggiare con le curve. Da una certa stavo a perdere il controllo del mezzo e ha fatto scivolato, perché si è creata una sorta di patina simile al sapone sotto le ruote, però ho corretto subito il tiro in mia difesa. Che pure i sassi lo sanno che quando fa la pioggerellina dopo mesi di siccità, San Pietrini e i binari del tram diventano saponette. Sono arrivata nella zona del ristorante, un ragazzo di voi mi ha scritto su Instagram giorni fa, mi ha detto Giulia guarda che cosa hanno messo su questa via di Bari. Apro la chat, guarda che mi ha mandato, hanno disegnato Shrek. E il caso vuole che io mi trovi a 180 metri dalla via segnalata da Alessandro. Alessandro, se mi hai mentito... Ma non è che ti ha mentito, due giorni fa... Due giorni fa ci sarà ancora! Come ti chiami tu, ragazzo dal cuore d'oro, Alessandro? Tu, se sei ancora qui passaci, mi raccomando, Alessandro... Lo sto facendo per te, e per il popolo. Allora, io qui vedo un graffito. Te ne vai carico di meraviglia, un po' cancellato. Non sembra corrispondere alla foto mandata da Alessandro. Proseguiamo la nostra ricerca, ragazzi. Ah, regà, c'è la musica, mi devo sbrigare, ma l'ho trovato, Alessandro. Alessandro, tu non hai mentito, Alessandro. È proprio Shrek. Non so se li vedi gli occhi. Qui ci vorrebbe tipo Nilly il grande artista, no? La telecamera dall'alto. E la musica di Art Attack. Alessandro, grazie. L'ho trovata, Alessandro. Ti sarò eternamente grata. No, mamma mia, va. Io non so se mi fanno registrare, ma aspettiamo che aprono. Aprono alle 8. Sono le 7:40 circa.
Sono contenta perché ho trovato Shrek. Ho trovato l'easter egg a Bari. Raga, mi sono seduta. Mousse di salmone con salsa teriyaki e sesamo. Se può fare, mentre è tipo il coperto, è gratis. Va bene, è buona. Menù. Andremo solo sui piatti all'assassina, perché offre diverse disponibilità. A me interessa provare queste varianti, perché mi incuriosiscono. Ordini dal cellulare, quindi la roba moderna. Te devo dire, ma a Roma già abbiamo queste cose. Io intanto ho ordinato 4 primi. Ogni volta che si tratta di venire a mangiare per registrare qualche video col franchinello, dici, oh, vabbè, stai buona col portafoglio, perché comunque stai pure a sedere al ristorante, quindi non è che te devi prendere i cornetti e pizzette basse e scrocchiarelle, capito? E qua mi partono minimo 10 euro a primo, 15 euro a primo. Ah no, abbiamo pure in vino, ma abbiamo sto vitello. Era giusto per sgrassare, raga. Lascia fa. Mi viene già da ridere. Assassina classica, quindi vermicelli 8, il taglio dei vermicelli, aglio concentrato al pomodoro e peperoncino. Nasce così la ricetta tradizionale, che adesso piano piano ti spiego un po' qualche chicca per cucinarla. Poi ne ho vista una sul menù a base di pesce, ho detto a Giulia, ma che fai, non la prendi pure dei pesce? Tartar di tonno, burratina affumicata e assassina classica. Giulia però sta in Puglia, c'è sta pure assassina con la stracciatella. Che fai, la prendi la stracciatella? Piamo con la stracciatella. Il contrasto potrebbe essere qualcosa di interessante. E infine la San Juanid, che sembra qualcosa di inglese, però è San Giovannino in pugliese. Quelli che vedi sopra sono capperi, pesto di acciughe e pomodorelli. Direi di partire dalla classica. Andiamo all'assaggio. A me mi piace una cifra. Solitamente si mette il peperoncino, che la rende un po' piccantina. In questo caso ho dosato alla perfezione, nel senso che io, che sono una sensibilona, una di quelle proprio anti peperoncino, riesco a mandarla abbondantemente giù. La vedi abbrustolita e non bruciata? Questa cosa è conferita dal fatto che gli spaghetti che vengono cotti in padella, nella prima fase di cottura con il sugo, restano qualche minuto attaccati alla padella, quindi si attaccano e si crea questa crosticina. Perché cosa succede? La pasta normalmente negli spaghetti all'assassina non viene mai cotta nell'acqua, come siamo abituati a fare solitamente. Poi ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi la utilizza con il brodo, come quando cucini un risotto. Metti a cuocere il brodo, fai tostare il riso e man mano versi il brodo nella pentola in cui stai facendo tostare il riso, no? Quindi tu ti occupi della cottura di questo brodo o acqua di cottura, inserisci nella pentola del sugo e nel frattempo cuoci gli spaghetti in questa padella con un po' di olio, un po' di aglio, un po' di peperoncinello e li distendi, possibilmente in una padella larga, perché devono stare ben distesi, perché se sono croccanti tutti non è che devono restare quelli sfigatelli che restano molli. Per questo li vedi così dorati, belli, unti, come mi piace a me. E gradualmente aggiungi con il mestolo l'acqua, così la risotti, capito, si crea una cremina, ma al contempo restano belli croccantini, no? Che all'inizio, quando te li inserisci, li lasci riposare a una certa, i giri, no? È una cosa che devi provare, te lo dico, provala, perché in realtà è un piatto povero, nasce povero, non richiede molti ingredienti. Questa come versione classica è buonissima. Sembra di mangiare la parte croccante della focaccia barese. Per questo, capito? Ricetta barese. Perché se te non mangi la focaccia, te mangi questa ed è l'equivalente della focaccia sotto forma di carboidrato. Crocchia, ma non è buona. Ciao Iumola, ma tu sei bellissima, ma vuoi un po' di postino all'assassino? Ma lo vuoi? Sì, se la vuoi chiudi gli occhi. La vuoi? Sì, ha detto di sì. Franchinello, è la tua prima volta? Se ti piacciono i timballi poi, e l'aglio riscaldato il giorno dopo, questa roba è scimatto. Buona. Questa è la versione bassa e scrocchiarella delle tue amate pizzette sotto forma di pasta. È proprio buona. Burratina affumicata e tartar di tonno. Questo è il piatto più costoso perché c'è il pesce. Quindi sto primo 16 euro, una bella botta. Però te posso dire una cosa, guarda che tartare. Ma che cubolata è questa? No, i tartare che ti mettono nel poké. Che quando devi il poké e gli chiedi il tonno, dato che gli costa di più, non solo te ne mettono di meno del salmone, in più è un tonno che pure lascia sta, proprio non te lo prendi perché non è un buon tonno. Guarda che lucentezza il tonno. Alla fine, tra una cosa e l'altra, raga, i poké sono aumentati di prezzo. A un tempo, quando aveva iniziato, franchinello, mo te perché non te mangi i poké? Però all'inizio le aggiunte non le pagavi. Adesso vuoi l'avocado 50 centesimi in più, vuoi la Philadelphia 50 centesimi in più. Alla fine il poké ti costa un pranzo e manco te riempie. Piccola digressione sui poké. Grande consumatrice di poké io in passato. Questa è la burratina affumicata. Si sente che è affumicatina. Io direi di cercare di prendere un bel boccone.
Allora, la pasta chiaramente è perfetta, al dente, croccante. Adesso mi spiego il fatto che i cubetti di tartare di tonno siano molto spessi. Di base, per cucinare una buona pasta all'assassina si utilizza anche il concentrato di pomodoro, motivo per il quale risulta molto intenso a livello di gusto il sugo. Il tonno, essendo un pesce abbastanza magro, viene pervaso da questo gusto di pomodoro che quasi non avverti nel momento in cui lo mangi. Sei costretto in qualche modo a prendere più pezzi di pesce, perché altrimenti avverti solo la consistenza, non avverti il gusto del pesce, che gradisco se lo lego a un po' di burratina affumicata, che spegne un po' la piccantezza. Interessante il contrasto fresco del tonno con la pasta calda. Purtroppo, ahimè, la componente di pesce viene molto meno. Te ci devi quasi impegnare per sentirlo. Ci vorrebbe più tonno, però schizzerebbe troppo in alto il piatto. Tra le due, per ora, la classica secondo me funziona di più. Cappe di pesto di acciughe e pomodorini, che sembrano dei pomodorini confit, sembrano quasi caramellati. Questa secondo me ancora non l'ho assaggiata, ma secondo me riserva buone sorprese. Madonna mia, senti le acciughe. Se te ci impegni abbastanza, chiudi gli occhi, a una certa accendi il ventilatore, te potresti pure ritrovare con la mente sulla spiaggia del Salento, le tue sorelle, gli scoli delle tue sorelle, no? È da poco che ci vado, ero piccola. Cioè, i capperi sono praticamente fritti, sono croccanti pure i capperi. È una croccantezza continua, tranne per il pomodoro, che è l'unico elemento che conferisce morbidezza al piatto in questo caso. E dolcezza, questa funziona. Funziona perché ti arriva la sapidità del cappero e delle acciughe, abbastanza salate. Quindi ti posso dire una cosa, è un piatto che si lega bene con gli elementi di terra, secondo me. Per ora il tonno è quello che eviterei. Guarda la perfezione della croccantezza della pasta stessa. Oh, e ti dirò, prima di girare questo video c'ho pure un po' di paura, ho detto monna, prova la pasta all'assassina, già lo so che soffrirò, però mi piace perché è alla portata di tutti. Se non ti piace il piccante, è talmente tanto leggero, anche il gusto dell'aglio, che non lo accusi, capito? E sai che cos'è che mi piace? Che sta pasta, nonostante questo piatto sia il terzo che provo, quindi inevitabilmente, ragazzi, sta freddando, è buona pure fredda. Immagina di fatte una cofana di pasta all'assassina e il giorno dopo, ma che te frega, ma mettila in frigo, non la passa al microonde, perché il microonde ti ammazza la croccantezza. A regà, i fritti e tutto ciò che dovrebbe essere potenzialmente croccante nel microonde lo uccidi. Quindi una passatina in padella, una sartata, tanto non devi manco aggiungere l'olio, perché qua sta cosa rilascia un bel po' d'olio e torna nuova. Oppure con una frittata, con due uova, come la pasta asciutta, capito? Il giorno dopo è più buona, bello, mi piace. Ecco perché io e te infatti usciamo a mangiare insieme. La tua disamina su questa col tonno è perfetta. Cioè, non hai sbagliato una virgola di quello che hai detto. Ma con quali competenze, secondo te? Che ci hai palato. Quella classica è strepitosa, ma questa l'assaggio, ti dico. A quanto capisco, la base è sempre la stessa, cioè in teoria è di quella classica. E poi ci sono le varianti. Partendo da una base particolarmente buona, poi ovviamente ci sono accostamenti più riusciti e meno riusciti. Questo è molto buono. Quello che penso in questi momenti è, a noi abbiamo queste cose in Italia, noi facciamo queste cose. Perché la pasta all'assassina non va mainstream? È buonissima. Io sto mangiando con gusto. Questa col tonno, come hai detto te, non si sente il tonno. Questa con i capperi e le acciughe è buona. Ma buona, buona. È una cosa che mi mancherà. Indipendentemente dal fatto che ti mancherà, se ci pensi, è un piatto che se puoi replicare a casa, ma con troppo sbatti, se ci pensi. La padella giusta. La padella giusta, la padella di ferro. E il tempo. E il tempo, vabbè, lo so. Però si può fare. Parliamoci chiaro. È un format molto paraculo. Viene usata la stessa base e poi viene condita con ingredienti ed elementi supplementari. Non viene risottata ovviamente con il tonno e la burrata. È la stessa base e poi vengono aggiunti ingredienti. Quindi è un po'. È tipo crea il tuo poké. Il format è un pochino paraculo, ma è talmente buona la base che gli viene perdonata, quantomeno al sottoscritto, non so nessuno, però la paraculata. Franchina, posso dire una cosa? Alla fine è il sogno di tutti gli chef. Arrivi al tavolo con amici tua, un tavolo di 15 persone. A regà, voi che ve va? Ma per me la carbonara, per me la cacioppè, per me i zite a genovese. Gli arriva l'ordine in cucina, rosicano, ma
Dicono, madonna, ma ti pare che io qua in tavolo di 15 persone ho 7 varianti dei primi? Ed ecco la soluzione: spaghetti all'assassina numero 8. Quindi famo solo spaghetti all'assassina. Oh, 15 persone. Come vuoi dei cortoni? Ma qual è il problema? Ma ti metto la cupolata di tonno. Ti vuoi con la stracciatella? Ma nessun problema. Prenditi questi fiocchi di stracciatella, questi capelli di angeli. Quindi sì, è vero, c'hai ragione su sta cosa della paraculata. Però per una questione logistica, tenendo conto che è buona, sì, Italia si può fare. Io la accolgo questa paraculata. Di certo non sarà il riso basmati come al poké. Poi se te pigli il riso basmati, io mi pio il riso basmati al poké. Poi devo prendere il riso sushi, però c'ha più zuccheri e io in teoria sarei pure a dieta. Assaggiamo l'ultima. Ah raga, qua pochi fronzoli. Ha la stessa base o a stracciatella. Quindi proprio l'elemento food porn per eccellenza. Una bella colata di stracciatella, che non sarà la stracciatella andriese, però la mucca faccio io la paraculettinella. Assaggio la stracciatella da sola, che qua è facile lavorare le consistenze. Come sentite la stracciatella buona? Una buona stracciatella che si rispetti deve odorare di panna l'interno della burrata. Ad Andrea, le mani delle stracciatelle, che l'aroma c'è sta, che te si rigirano gli occhi, direbbe un saggio. È una signora stracciatella, lo buona anche da sola. Già mi risulta facile immaginarla bene con la pasta. Era da un po' che non mangiavo una buona stracciatella, scusami. Senti la panna. Stracciatella, regà, è tipo la mozzarella di bufala. Non te la mangi da frigo, perché sennò ti si annulla tutto il gusto del latte, del grasso, lo devi sentire. Quindi temperatura in ambiente, o comunque la metti in frigo, la riponi in frigo, la fai riposare una mezz'oretta e poi la consumi. Qua ovviamente la vedi incollata perché abbiamo mangiato altri 3 piatti di pasta per forza dei cose. Se possono fare miracoli. E beh, poco da aggiungere. Base, carica, è buona, che ti devo dire, è una focaccia sotto forma di pasta. Stracciatella che inferisce una consistenza differente alla pasta, quindi smorza un po' e ti arriva pure la botta di grasso, che se te posso dire, non schiferei nella vita. Lo voglio prendere con un bel po' di questa stracciatella di cui tu mi hai parlato bene. Allora, se ti posso dire, se l'assaggi da sola senti più, se l'assaggi con la pasta... Vabbè, ma io la voglio assaggiare con la pasta, mi fai la variante, voglio assaggiare la pasta. Mi ha detto un pochettino meno, Venite qua, vi spaccate di quella classica e di quella con i capperi e le acciughe e vincete a mani basse. Concordo. È buona la stracciatella, sono buoni gli ingredienti, è buono il tonno usato, bello, a cubotti, come metto tu. Ma io boh, farei un localino, una seranda, piatti di carta sul marciapiede, in inverno i funghi, birretta, ghiacciata. Buono, non ho nulla da dire, da mangiare e da provare. Viva l'Italia. Te posso dire una cosa? Il vinello alla fine, voleva che il vinello... Però ci vuole questa pasta. Necessario. Cerchiamo di finire questa notevole quantità di carboidrati e ci vediamo fuori con scontrinello e conclusioni. Te posso dire? Non ce la faccio più perché non so quanti carboidrati sono, dovrei chiedere. Non credo di avere le energie tali per farlo. Alla fine, cioè, raga, il concetto è quello del poké, no? Tu danno una scatola del poké. Ah regà, ma chi gliela fa? Qua siamo in due, ma chi gliela fa a finire tutta la pasta? Partiamo dal presupposto che porzioni molto abbondanti, devo dire, abbiamo speso la bellezza di 80 euro, l'eva e il vinello, 23 euro di vino, che so, un poco meno di 30 euro a testa. Ah regà, abbiamo preso solo ovviamente pasta all'assassina perché volevo provare un po' di pasta all'assassina. Sarà più buona dei Bari? Ma no, magari non è neanche la più buona dei Bari, però la volevo fare questa esperienza monotematica, no? Di certo... Quella che secondo me non funziona, cioè che se io fossi proprio il proprietario la leverei dal menù, levate, a cubolata di tonno. Ah sì, era buono quel tonno, ma quel tonno me lo ammazzi qua, assassina. Sarà che si chiama pure assassina, quindi capito, diventa poi un omicidio a una certa. Però purtroppo non viene valorizzato, quindi poco bene. Invece quella là con capperi e acciughine mi è piaciuta, l'ho gradita. Stracciatellina, ok. Tu ragionala in un'ottica di persona che magari se pia l'assassina a 10 euro, quella statica, si mette gli ingredienti in borsa, è una certa se fai i suoi toppi. Sai quanto fai a risparmiare?
Scherzi a parte, raga. Se ti piace la focaccia, se ti piace la pizza scrocchiarella, l'olio, qualcosa che scrocchia sotto i denti e ti va di provare qualcosa di diverso che non sia necessariamente eccessivamente piccante, fa la stessa esperienza. Tradizione barese, portiamole avanti queste cose. Sono molto felice. Il localino dentro era anche molto carino. Noi ci siamo messi fuori là defilati che c'era meno musica. Sono stati molto gentili, personale. Esperienza, te posso dire, apprezzata. Anche a Franchinella, apprezzata? Apprezzata, il pollice del criminale. Regà, adesso torno col poké a casa. E qua tocca. Smarty, sta andando bene questo viaggio in Puglia. Sta andando bene solo sotto un punto di vista, ovvero il fatto che io stia riuscendo ad andare in bagno, ragazzi. Sto espellendo ogni giorno. Cioè io mi sveglio la mattina e so che l'unica certezza è che nelle prime 3 ore della mattina la faccio. Non mi pare vero. Sono stitica di base. Ma che vuol dire sta cosa? Io non sono pronta. Sono tornata all'alloggio e ci tenevo a ringraziare Simone che oggi mi ha portato questo. È questa la fidelizzazione che vorrei io dal mio pubblico. Siete carini, specialmente quando mi regalate gli Shrek.